Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi completiamo il cerchio per quanto riguarda gli elettrodomestici e quindi presentiamo una bellissima asciugatrice della Electrolux Perfect Care 900 con funzioni smart naturalmente, perché sennò non ve l'avremmo presentata. Quindi bando alle ciance, subito ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina, così non vi perderete i prossimi video in uscita. Ed ora subito gustiamocela la nostra sigla! Come preannunciato, oggi parleremo del prodotto Electrolux Perfect Care 900, un'asciugatrice da 9 kg di carico con svariate funzioni. Passiamo al pannello di controllo. Si presenta esteticamente molto lineare. Andiamo a vedere i programmi. Da questo selettore, dalla manopola, possiamo andarli a selezionare e ne ha ben 12, ma come abbiamo potuto vedere sulla lavatrice sono espandibili grazie all'applicazione a cui si connette. Abbiamo i tasti opzionali, dove abbiamo il livello di asciugatura. Andandolo a premere possiamo selezionare tre livelli di asciugatura: extra asciutto, normale o pronto stiro. Quindi questo è quello che asciugherà di meno, una via intermedia e il massimo livello di asciugatura. Naturalmente si adatterà automaticamente anche la tempistica del programma. Abbiamo la funzione antipiega, dove possiamo andare a selezionare la funzione per ulteriori 30 minuti alla fine del programma, 60, 90 o 2 ore. In questo caso, alla fine del ciclo, se sappiamo di non poterla scaricare immediatamente, il cestello continuerà a ruotare, evitando la formazione di pieghe nei tessuti. Abbiamo la funzione extra silent, che allungherà la durata in quanto andrà ad emettere un livello di decibel inferiore rispetto al solito. Abbiamo la funzione reverse plus, viene aumentata la frequenza di rotazione del cesto e questo permette di evitare e ridurre naturalmente l'impigliamento dei capi per favorire un'asciugatura più uniforme e non avere alcun problema di parti che rimangono umide rispetto ad altre. Abbiamo la possibilità di attivare il segnale acustico alla fine del programma, quindi una musichetta ci avviserà del termine. E poi abbiamo la funzione refresh, questo è un vero e proprio programma a sé, dove dura solo mezz'ora per rinfrescare i tessuti riposti nell'armadio che magari non usiamo da tanto tempo e quindi gli dà un po' una rinfrescata, diciamo, toglie magari quell'odore che si crea negli armadi. In questo caso il carico massimo può essere di 1 kg, non di più. Ulteriore opzione è l'asciugatura a tempo. Se noi non abbiamo tanto tempo possiamo andare a selezionare una tempistica, questi sono minuti che vengono visualizzati, eccetera eccetera. L'asciugatrice continuerà ad asciugare per questa tempistica che noi abbiamo impostato. Anche qui naturalmente viene consigliato di non fare un pieno carico, serve magari se vi serve urgentemente una camicia, mettiamo, ve la siete macchiata, l'avete lavata col programma rapido dall'altra parte, la mettete in asciugatrice e gli impostate una tempistica. Non è detto che se mettete mezz'ora venga asciutta perfetta, però potrebbe essere pronta subito per lo stiro. Infine abbiamo la partenza ritardata, come abbiamo visto anche sulla lavatrice. Possiamo andare a selezionare una durata da 1 ora fino a 20 ore. Infine qui sulla destra abbiamo il tasto di inizio programma e di pausa, in quanto durante il ciclo, schiacciando nuovamente questo pulsante, possiamo andare ad aprire l'oblò per vedere magari lo stato di asciugatura oppure se ci siamo dimenticati qualcosa da inserire all'interno. Lo inseriamo, chiudiamo l'oblò e riparte il programma. A fianco al pannello di controllo abbiamo il cassetto contenitore dell'acqua dell'asciugatura, dove basterà estrarlo, ci informerà il display quando è il momento di svuotarlo. E da questo foro possiamo andarlo a svuotare, poi una volta svuotato lo reinseriamo nuovamente qui
e il gioco è fatto. Come avete visto, siamo passati alla zona del cestello, illuminato con una luce a LED, che è molto comoda, non è una cosa da poco. Vi permette di vedere bene se per caso in fondo non siano rimasti calzini impigliati, cose del genere che spesso capitava prima. Sono presenti queste pale che vedete hanno una forma un po' non lineare ma un po' ricurva, che consentono ai capi di effettuare un movimento ciclonico e quindi di non trovarli mai impigliati, quindi un'asciugatura sempre uniforme, costante e molto efficace. Passiamo alla zona dei filtri, molto importante per consentire una durata più a lungo dell'asciugatrice. Abbiamo il primo filtro, che è quello che va pulito ad ogni lavaggio, vi consiglio, anche se comunque dal display ci viene indicato quando è il momento di pulirlo. Io lo pulisco ad ogni lavaggio, basterà alzarlo e andando a premere qui è presente il doppio filtro, quindi abbiamo il filtro principale, questo è il residuo di una asciugatura, quindi anche se i capi sono puliti, questo è quello che comunque rimane sui capi. Ci basterà andarlo a raccogliere in questa maniera. Adesso lo faccio molto grossolanamente, poi di solito lo faccio col pennellino. Tolti questi, possiamo andarlo a richiudere e andiamo a richiudere anche il secondo filtro, questo qui generalmente rimane sempre abbastanza pulito, comunque anche questo è da pulire, e lo andiamo a richiudere come lo abbiamo aperto, stessa identica procedura. Una volta fatto lo possiamo rimettere nel suo alloggio e continuare ad utilizzare la nostra asciugatrice. C'è da dire che comunque i filtri possono anche essere lavati sotto acqua corrente, non succede assolutamente nulla, poi li fate asciugare bene. Altra cosa che va a togliere durante il ciclo di asciugatura sono tutte magari quelle fibre del tessuto che si staccano, e quindi le va a rimuovere definitivamente per far sì che non ci siano più queste fibre che penzolano da qualche parte. Ultima cosa che andiamo ad analizzare a livello tecnico è il filtro del condensatore, anche questo molto importante, anche questo il display ci avviserà nel momento in cui andrà pulito. Non è un'operazione da fare tutti i giorni naturalmente o tutti gli utilizzi, generalmente viene consigliato una volta al mese o una volta ogni due mesi, dipende naturalmente dall'utilizzo che ne fate. Basterà aprire questo sportellino, andare a ruotare questa leva, aprire, e nella parte qui sotto è presente appunto il condensatore. Sono tutte griglie verticali, attenzione perché tagliano. Ci basterà passare l'aspirapolvere in maniera verticale e andare a togliere i residui che rimangono, come quelli che avete visto prima. Alcuni purtroppo nel tempo piano piano passano e rimangono incastrati lì. Ci basterà poi tenderlo a richiudere, girare la leva e chiudere. Facciamo una prova pratica per farvi sentire il livello di rumorosità. Andiamo a selezionare il programma che ci interessa e sfioriamo il tasto di avvio. Si attiva il simbolo che indica il riscaldamento. Passiamo alla configurazione smart, diciamo. Quindi andiamo a collegare l'asciugatrice all'app dell'Electrolux. Dobbiamo selezionare un qualsiasi programma, quindi l'importante è che non sia sul pallino di nessun programma selezionato. Andiamo a tenere premuti insieme il tasto asciugatura a tempo e partenza ritardata finché non farà un clic. Eccolo. Inizierà a lampeggiare il simbolo del wifi e comparirà la scritta on. In questo momento ci dobbiamo spostare sull'applicazione. Ci spostiamo nell'app dell'Electrolux che si chiama My Electrolux. Una volta entrati, se non avete ancora configurato nulla, dovrete registrarvi e attivare il vostro account. Questa procedura l'abbiamo già fatta per la lavatrice, infatti troviamo MyWasher 701 che è la lavatrice. In questo caso facciamo il tasto in basso a destra più, asciugatrice, successivo, ci ricorda di tenersi a portata di mano la password del wifi e clicchiamo successivo. Il wifi l'abbiamo già attivato prima, come abbiamo visto, ora sta facendo la ricerca dell'asciugatrice. Ci ha trovato la rete wifi ed ora possiamo inserire la nostra password. Ci vediamo dopo. Connessione eseguita. Ci
chiede di dargli un nome, lascio quello che imposta lui, non c'è nessun problema. Ci chiede già di impostare le notifiche che ci interessano, in questo caso io le lascio tutte, e ci fa vedere anche quelle della lavatrice. Quindi torniamo indietro ed eccola qui, My Dryer. Cliccando su di essa possiamo vedere tutti i programmi già presenti con la manopola manuale, diciamo, più ulteriori programmi che sono stati aggiunti solo sull'applicazione. Da qui possiamo andare a selezionare la tipologia di asciugatura e andare ad aggiungere la funzione antipiega per la tempistica che desideriamo. Naturalmente, in questo caso, automaticamente si aggiornerà anche il display dell'asciugatrice. Con il tasto in basso play possiamo andare a farla partire da remoto. I menu in alto delle impostazioni e delle notifiche sono sempre uguali a quelle dell'asciugatrice, praticamente non vi è nulla di nuovo. Possiamo anche andare ad impostare come preferiamo un programma con tutte le impostazioni che vogliamo, e poi questo programma possiamo andarlo ad aggiungere ai nostri preferiti per averlo a disposizione velocemente in una prossima fase di utilizzo. Anche l'asciugatrice è stata messa in funzione, collegata al wifi, quindi abbiamo chiuso il cerchio per quanto riguarda lavatura e asciugatura in casa. Per quanto riguarda gli elettrodomestici di Tuttotech che vi abbiamo presentato quest'oggi e nel precedente video, è tutto. Trovate qui sotto il link in descrizione per poter acquistare la lavatrice o in questo caso l'asciugatrice, e io direi che ci vediamo al prossimo video, e per oggi è tutto. Ciao!